Benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi facciamo un gioco con le carte, con le stud, le migliori carte al minor prezzo. Oggi vi presento un gioco incredibile, un gioco che mi piace molto e che ho trovato sul Roberto Light di Roberto Giobbi. Senza tanta tecnica, facile da realizzare ma forte. E oltretutto con molti spunti per giocare col pubblico, perché per questo gioco servono due volontari che mischieranno addirittura le loro carte liberamente. Verrà affidato a ognuno un mazzetto di carte, sceglieranno una carta e poi vediamo. Passiamo subito alla performance, ma prima di passare alla performance una cosa seria: iscrivetevi al canale, ne vedrete delle belle. Ogni sabato un tutorial, ogni giovedì uscirà un'intervista. Intanto vi ringrazio del vostro supporto e del vostro sopporto. Adesso iniziamo col tutorial, vi faccio vedere la performance. Eccoci qui. Prima cosa, buttiamo via la scatolina, no scherzo, la lasciamo lì. Abbiamo un mazzo di carte mischiato, mescolato con tutte carte diverse. Wow. Poi o così o da chiuse, facciamo così a caso, prendiamo il mazzo e lo dividiamo in due mazzi più o meno uguali. Scegliamo due volontari e affidiamo a uno il mazzetto numero 1 e al 2 il mazzetto numero 2. Entrambi i volontari dovranno mischiare le loro carte come vogliono, anche con il classico sistema alla Magalli della trattoria, cioè mischiarle così brutalmente, e poseranno le carte sul tappetino, poi o sul tavolo dove vuoi. Comunque così mischieranno, mischia anche l'altro, mischia anche l'altro, benissimo. Si chiederà ai volontari: siete contenti? Volete tagliare? Noi diciamo: sì, tagliamo, tagliamo, ecco, tagliamo, 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 voilà. A questo punto si chiederà a ognuno dei volontari di scegliere una carta del loro mazzo. La cosa migliore sarebbe apritevi il mazzetto a caso e sceglietene una. Ad esempio lo spettatore numero 1 prende il 10 di cuori. A questo punto gli si chiede, mentre noi non guardiamo, siamo così, di prendere la carta, girarla di faccia e reinserirla al centro del mazzetto. Ok, così. E richiudere il mazzetto in modo che io non possa vedere che carta è. Lo stesso allo spettatore numero 2, così li coinvolgi al massimo. Ecco, allora ricordatevi, questo era il 3 di fiori, questo era il 10 di cuori. A questo punto vi girate e dite agli spettatori che mischierete le carte ulteriormente, ma gireremo uno dei due mazzetti a faccia in su. Chiediamo agli spettatori quale vogliono e poi a caso prendiamo ad esempio questo, ok? Lo giriamo all'insù e senza guardare, perché sennò vedremo le carte che sono a faccia in alto, senza guardare facciamo un miscuglio all'americana. Voilà, così, ecco qua, boom. Arriva il momento in cui il mago deve ritrovare le carte. E allora prende il mazzo in mano e
passa le carte. Come si vede, ci sono carte di dorso e carte di faccia, 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 carte di dorso e carte di faccia. Il mago, dopo aver guardato, aver fatto scorrere tutte le carte, estrarrà una carta e poserà il mazzo così, boom, tap, e farà vedere la carta dello spettatore. Nome, nome, boom. Farà la stessa cosa di nuovo, di qua. Eccola, eccola qui, questa qui è la tua, pam! E voilà, e abbiamo le due carte. Facciamo che mettiamo su le carte di dorso, le mettiamo più in alto le carte di dorso. Questo è il metodo più semplice per far tornare le carte in ordine. Le posiamo sul tavolo e il gioco è finito. Passiamo al tutorial, la spiegazione di questo gioco, il settaggio del mazzo. Eccoci al tutorial. Bisogna settare il mazzo in modo che da una parte ci siano le carte dispari, dall'altra parte tutte le carte pari. Ok, poi fondamentale è che se volete mettere le carte pari sopra le carte dispari, vi ricordiate l'ultima delle carte pari, ad esempio in questo caso la donna di fiori, e mettete così. Se volevate mettere, questa è libera vostra scelta, se volete mettere le dispari sopra le carte pari, ricordatevi il 5 di quadri. Noi per ora ci ricordiamo la donna di fiori, ok? Praticamente così voi avete il mazzo settato in modo che potete fare il gioco immediatamente. Per non dare adito a miscugli, cioè non far venire la voglia di mischiare o il dubbio, non possiamo mischiare, voi mostrate le carte tutte mischiate rigorosamente così, ok? Guardate, tutte diverse, tutte mischiate. Anche se da una parte ci sono le dispari e dall'altra parte le pari, nessuno se ne accorgerà, perché sono veramente mischiate, non è che sono in ordine picche, fiori, è tutto mischiato, quindi è perfetto. Per dividerlo in due mazzetti, per dividere il mazzo in due mazzetti, ci sono due sistemi. Il primo, da qua, dite adesso dividerò il mazzo in due mazzetti più o meno a metà, quindi facciamo tipo così e così, e intanto abbiamo preso alla donna di fiori, così è perfetto, ok? Se no, da qua ricomponiamo e diciamo la stessa cosa, dividerò il mazzo in due mazzetti. Vediamo un po' più o meno. Sì, ok, sono uguali. Boom. Così. E il gioco è fatto. A questo punto si danno i due mazzetti, uno a un volontario e uno all'altro. Gli si dice di mischiare come vuole. Anche l'altro. Voilà. Si dice agli spettatori e ai volontari di scegliere una carta, non fargliela scegliere in senso scegli la carta che ti piace di più, no, non così,
fategli piuttosto fare l'imitazione di un mago serio. Allora dite, guardate, adesso voi aprite il mazzo a ventaglio, così, e scegliete una carta a caso, voilà, e la posate sul tappetino, richiudete il mazzetto e lo posate di vicino, e anche l'altro, così, ta ta ta, prende una carta, così. Poi chiedete a ognuno, mentre voi siete girati, non l'avevo detto, ma voi siete girati perché non dovete vedere queste operazioni, no? Dite a ognuno di girare la propria carta e di inserirla all'interno del mazzo di faccia, di completare in modo che il mago non possa vedere che carta era. A questo punto il mago si gira, buah, ta-dan, e tocca a lui e dirà ai due spettatori che creerà ancora più caos perché gli piace rendersi la vita difficile, e quindi prenderà un mazzetto senza guardare, lo girerà così e farà un miscuglio all'americana senza guardare e lascerà così. A questo punto il mago deve ritrovare le carte degli spettatori. Dirà agli spettatori, vedete, ci sono carte di faccia e carte di dorso, è un vero caos. Ma in questo caos io riuscirò a trovare la vostra carta. E allora troverai la carta dello spettatore numero uno, ok? Poi, visto che l'hai trovata di qua, ok, raggrupperai il mazzo e lo appoggerai così, si appoggerà così, giù, così, in modo da girare, non così che lasci in vista praticamente le carte pari da cui hai trovato questa, ma girandolo così, così sei già pronto per trovare l'altra carta. E anche questa si fa nello stesso modo, si prende il mazzo, si guarda, ecco, e a un certo punto, tac, estraete la carta giusta. Potete prendere la carta pari e metterla così, e la carta dispari e metterla al contrario, e fare come vi ho fatto vedere, no? Che le carte dorso le tirate un pochino in alto qua a metà delle carte, ecco così, da sopra, che vengono via, e dal caos all'ordine. Però l'ordine che volete voi, quindi avete di nuovo carte pari, carte dispari, pronti per rifare il gioco. Mai rifare lo stesso gioco allo stesso pubblico, lo diceva anche The Cramps nelle sue 13 regole. È bella la magia del momento, ma voi comunque avete il mazzo pronto. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, di mettere mi piace, di commentare. Buona magia. Ciao.